John Born, ragazzi, John Born e benvenuti in questo nuovo video. Vanno avanti le Olimpiadi, è andata avanti anche la Gold Cup. Me l'avevate chiesto in tantissimi di parlarne qui su questo canale, quindi ho deciso in qualche modo di accontentarvi e di parlarne. Innanzitutto bisogna iniziare da un discorso preciso e bisogna iniziare parlando di Richarlison, un giocatore straordinario. Perché un giocatore straordinario? A parte perché sì, perché lo conoscevamo e perché sappiamo questo calciatore di che cosa è capace. Ma al di là di ciò, ragazzi, Richarlison, un giocatore straordinario, lo dimostra anche oggi nello scontro più importante della prima giornata delle Olimpiadi, quella in cui il Brasile batte 4-2 la Germania. E Richarlison è capace di fare una tripletta in un tempo, umiliando i tedeschi e rischiando addirittura di andare sul 4-0 con un calcio di rigore sbagliato. Io adesso prenderò il lotto totale delle partite per fare due chiacchiere, e poi prenderemo la Gold Cup per parlare addirittura in modo ancora più concitato. E vi dicevo, comunque, è un Brasile che vince 4-2 contro la Germania, è un Brasile che rischia di andare 4-0 ed è Cugna che sbaglia un calcio di rigore. Poi la Germania nel secondo tempo la riapre perché segna Amiri, perché poi Arnold si fa buttare fuori per un doppio giallo, lasciando la squadra per mezz'ora da sola. E addirittura, quando ho visto il gol di Ake, ho detto: ma puoi vedere che adesso la Germania addirittura sul 3-2 la rimonta. Non è stato così, non è stato così, perché poi effettivamente arriva il gol di Paulinho su assist di Guimarães. È un gol che fissa il punteggio sul 4-2. È un Brasile, e lo sappiamo, quando si tratta di squadre sudamericane, lo sappiamo, che non vuole assolutamente e mai lasciare niente al caso. Le Olimpiadi le vuole vincere, ce la metterà tutte. La vittoria contro la Germania ha un suo significato. Vince anche la Romania grazie ad un autogol, e gli basta un autogol allo scadere del primo tempo contro l'Honduras. Vince 1-0 e vince di misura. Anche qua, diciamo che ovviamente, essendo una squadra europea, si presenta in un modo diverso la Romania contro l'Honduras. Però attenzione, perché all'Europa può succedere veramente veramente di tutto. Vince il Giappone, quindi diciamo che mette un po' nei cazzi anche la Francia. Nel girone della Francia ne ho parlato oggi sul primo canale in un video dedicato, con la Francia che perde 4-1 contro il Messico. Vince il Giappone nel girone della Francia contro il Sudafrica per 1-0. Ci sta, perché era abbastanza palese. Segna tra l'altro Kubo, che è un giocatore straordinario, che ha comprato il Real Madrid e che se lo sta coccolando, se non sbaglio, ancora Real Madrid, e sta dimostrando tutto il suo valore. È una vittoria importante, perché adesso un pareggio nella seconda gara potrebbe già rischiare di far fuori la Francia. Poi l'Australia, che per grande, grandissima sorpresa, la mia, va in vantaggio con gol di Walls dopo appena un quarto d'ora. Poi Ortega, stupidamente, in 2 minuti lascia appunto la squadra in 10 uomini, perché prende un cartellino giallo al 46esimo del primo tempo, e al 49esimo, al 48esimo del primo tempo prende il secondo giallo, va a casa, e poi nel finale addirittura a 10 dalla fine, Tio trova il gol del 2-0. È una vittoria fondamentale quella dell'Australia, una vittoria che va ad indirizzare poi quello che sarà il futuro degli europei, perché l'Argentina, che perde in un girone dove la Spagna ha fatto un punto, dove tutti hanno fatto punti, dove l'Argentina si trova ultima. E io non so quanto sia buono. Certo, se la Spagna avesse vinto, l'Argentina avrebbe un piede e mezzo fuori, però adesso, dove tutte ci credono, io ho paura per l'Argentina, che possa veramente finire proprio fuori 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 dall'europeo. Vince la Costa d'Avorio faticando, ma vince contro l'Arabia Saudita. Dumbia al 97esimo addirittura si fa buttare fuori, e la partita la indirizza un calciatore straordinario, perché se a fine primo tempo finisce 1-1 grazie ad un autogol dell'Arabia Saudita, un gol dell'Arabia Saudita, che si fa un gol spaziale, tra l'altro su un pallone di Amad Diallo, fa un gol veramente pazzesco e regala i 3 punti alla squadra africana. Abbiamo parlato della Spagna, abbiamo parlato già della Francia, parliamo anche in chiusura di Olimpiadi. Poi passiamo alla Copa America della Nuova Zelanda, che di misura vince 1-0 contro la Sud Corea. I coreani non sono molto molto forti, non che la Nuova Zelanda lo sia, però insomma, diciamo che questa Olimpiade mi incuriosisce non poco, perché può veramente accadere di tutto. Detto questo, sono curioso di vedere quello che succederà nella seconda giornata. Adesso è semplicemente l'apertura. L'unica cosa che mi dispiace è che queste Olimpiadi di calcio le facciano tutte praticamente in 2 ore, 2 o 3 ore, iniziano tutte le partite e finiscono. Mi sarebbe piaciuto se le avessero spalmate, perché parlarvene così è veramente veramente difficile. E poi c'è la Gold Cup, e vi dirò che resto grandemente sorpreso dalla Gold Cup, perché ho preso praticamente tutti i passaggi di turno. Partiamo dal girone D, che è quello su cui ho più da dire, perché finisce così: Qatar primo, Honduras secondo, Panama terzo e Grenada credo quarto. Ecco, Grenada quarto e Panama terzo lo sapevo. Avevo pronunciato il contrario tra Honduras e Qatar, ma avevo pronunciato il passaggio di turno di queste due, a discapito del Panama, di cui tutti parlavano bene, perché tutti dicevano che il Panama sarebbe passato. Questo non è accaduto. Perché? Perché il Qatar, ragazzi, quest'anno non scherza. Anche quando è invitato, cerca di
di fare meglio possibile. E io non mi sorprenderei se il Panama provasse addirittura a vincere la Gold Cup, perché i calciatori asiatici hanno iniziato un progetto che è partito da tanti anni, continuerò a ripetervelo e ve lo ripeterò anche ai prossimi mondiali del 2024, è partito da 2022, è partito da tanti anni fa e ha vinto la Coppa d'Asia. Adesso si giocherà la Gold Cup e fate attenzione perché secondo me il Qatar è osservato numero uno. Nel girone C vi avevo pronosticato una cosa e succede esattamente quello, ovvero Guadalupe e Suriname fuori, ma soprattutto Costa Rica che passa da prima e Guatemala che passa da seconda. Anche qua secondo me c'era poco da dire, nel senso queste sono le due compagini più forti del girone, più attrezzate. Attenzione a Costa Rica perché secondo me potrebbe arrivare in fondo. Giamaica è semplicemente una sorpresa, sta migliorando negli ultimi anni, questo assolutamente sì, però insomma il punto di partenza è rendersi conto che Costa Rica e Giamaica erano tanto superiori alle altre. Resto sorpreso nel gruppo B, questo sì, perché gli Stati Uniti passano da primi, tra l'altro questo si sapeva, ho pronosticato prima e primi li ho presi gli Stati Uniti, che insomma era palese sarebbero passati da primi, hanno una squadra troppo forte, nonostante il commissario tecnico degli Stati Uniti per provare il futuro ha deciso di lasciare fuori i campioni. Gli Stati Uniti non hanno i campioni, eppure sono tanto più forti di tutte le squadre che fanno parte del girone. Mi aspettavo di vedere Haiti come seconda forza del girone, invece passa Canada, e anche il Canada insomma con Jonathan David aveva fatto molto bene anche all'ultima Gold Cup, e quindi ci sta. Canada molto in crescita, mi dispiace per Haiti perché volevo vederli passare il turno. Nel gruppo A la sorpresa è il Salvador, però ve l'avevo detto, cioè io avevo detto passa il Messico primo, ho detto do più quote a Trinidad e Tobago rispetto che il Salvador, però attenzione perché già il prossimo mondiale secondo me potrebbe essere quello di El Salvador, che è una squadra quadrata, è una squadra che sta mettendo in piedi un piano di crescita importante, un progetto serio e serioso, e quindi fate attenzione a queste. Il Salvador che non è niente male, e quindi eccolo lì, passa al secondo turno, passa da seconda il turno, passa, è eliminato da adesso Trinidad e Tobago, quarto Guatemala, ma ragazzi Guatemala non è mai stato in gioco, addirittura non doveva partecipare, poi sono stati squalificati, non mi ricordo chi, Martinica, e insomma allora sono stati ripescati, ma non se l'aspettavano mai. Detto questo, abbiamo già gli accoppiamenti dei quarti di finale, vado a fare anche una sorta di pronostico, perché il primo turno sarà Qatar, la prima partita dei quarti di finale sarà Qatar e El Salvador. Attenzione perché Qatar è molto interessante, attenzione perché Qatar secondo me andrà in semifinale perché ha tutte le stigmate e le possibilità di arrivarci. Poi Messico Honduras, credo passerà il Messico, ripeto, la Gold Cup ci dà spesso delle sorprese, ma quasi sempre poi la finale è Messico-Stati Uniti, quindi mando avanti il Messico. Poi c'è Costa Rica-Canada. Costa Rica è più forte, ripeto, questo Canada è una sorpresa, già secondo me che è passato davanti a Haiti è una sorpresa. Poi c'è questo Jonathan David, la squadra non è male, io sono curioso di vedere Canada, sono curioso di vedere il Canada dove può arrivare, ma il mio pronostico va per Costa Rica. E poi Stati Uniti Giamaica, manco ve lo dico, secondo me passano gli Stati Uniti che sono tanto più forti, Stati Uniti che secondo me faranno la finalissima con il Messico. Però il mio tabellone finale con Qatar Messico da una parte, Costa Rica Stati Uniti dall'altra, secondo me è quello che di meglio potevamo aspettarci. Ora sono curioso perché quando si arriverà, magari se dovesse arrivare a Qatar Messico, io non sono così convinto che il Messico passerà il turno. Fate attenzione al Qatar, continuerò a ripetervelo all'infinito perché secondo me è papabile, non dico vincitrice del torneo, ma top 3, quindi fate attenzione, iscrivetevi mi raccomando a questo canale qualora non l'aveste già fatto, domani parliamo di calcio mercato, io vi ringrazio per aver visto il video, mi da lasciare tantissimi mi piace, buon shalallene come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.